Bella regà, volete un ghiacciolo? Non c'è. A ragazzuoli, Rogna, poi solo dice un'ora e dieci. Qui si va a Rogno al contest. Non sappiamo nemmeno dove andare perché non c'è nessuna indicazione. Io invece ho letto che lo faranno dove fanno il contest normale, no? In parte c'è il laghetto. Che fanno un bagno, al lago. Da quello che ho capito non hanno scritto. Il lago di Rogno. A rega, dopo un'ora e mezza. Dai, glielo lascio, vai. Siamo arrivati. Tech Deck ha scelto il dietro posto più dietro questa, bro. Nascosto del mondo, sì, per far essere in tanti così arrivare in un posto. Bella Robbie, allora? A posto? Questo è il posto, ma siamo arrivati alle 4 e mezza, ci hanno detto via, che l'evento è alle 18. E quindi? Quindi, temporeggio. Chiudilo sto trick. Yeah. Chiudilo! Ma non è chiudibile perché sto andando nel vuoto apposta. Sto provando il switch flip. Prendi una becca, non fare la figlia, vai. Però ci ho provato mille volte, mi sarebbe meglio. Giusto. Infatti. Cazzo billone. Non è più vloggato, bro, dovevi vloggare il 5-0 di lungo. Ragazzi, 5-0 mi ha dato, ragazzi. Fortissimo. Qui ragazzi lo accigliamo un attimo, poi torniamo nel parco e fermiamo i trick. Com'è il parco, Billy? Allora, sono estasiato perché il parco è stupendo, dimensioni, la vista tra l'altro, quindi come dicevo prima, pochi spot, ma spaziosi, fatti veramente bene. E poi vorrei fare notare che ci sono un sacco di ragazzi straforti oggi. L'intrizio che posso fare che è... Allora, puoi fare... Esatto. Un bel pop show. È possibile che un giorno... Vai, vai, richiudilo. Per la gloria. Ma sgheppato o in... Dentro, entrando. In. Più difficile. Yes. Nice. Dai, chi un trick, chi un trick. Grande. Chi è che non ha firmato qua? Bastardo Dennis. È pesante da attaccare questo reel. Nel senso? No. Perché deve voler firmare? La firma, la firma, 3 anni di contratto, 5 milioni all'anno. Vai. Pausa chill, pausa chill, pausa chill, pausa chill. Sempre pausa chill. Pausa chill. Airtrick della storia. Vai billone! Scusa, un po' difficile! Pure un po' siamo la line. Yes! Siamo la line. Yes, cazzo, yes! Dio! Come che sei? Yeah! Yes! Garit. My real brother. Guarda che siete grandi. Lui pure faceva finger battatissimo. Non fai per cazzo. Fatto bene. Non fare più finger, lo lascia perdere. Allora. Bello, eh? Guarda con le tavole buttate in mezzo. Ma vedi quanti finger buoni. Ragazzi, siamo qui al contest. Alza la voce. Siamo qua in paranoia al contest. Ho fatto due trick con questo ragazzo, te lo giuro che c'hai i trick stampati i miei. Wow, wow, wow! Era reverse out questa. Che te l'hai fatto? Wow! Ragazzi, per piacere, non mettete in troppo forte, sì, troppo forte. Raga, rettifico, questo ragazzo è stra più forte di me. Questo sei tu? Ok, raga.
Blunt, Luca Fis, andate a seguirlo. Vai, vai, vai. Stava. Ma scusa, ma cos'è che tenete sempre dietro la mano sinistra? Niente, perché? Fammi vedere. Ci stiamo interrogando, sì, sulla line da fare adesso al contest. Se è meglio andare tra virgolette a cazzo duro oppure studiarsi da primo una line. Billone? A parer mio, da quello che ho visto negli anni nei contest, nel skateboarding vero, i professionisti sì, si preparavano la line, però allo stesso tempo uno potrebbe benissimo utilizzare quei 2 minuti per sdraiarsi in mezzo al park e bersi una birra, e questo farebbe di lui te, capito? Cosa ne dici te, Ale? No, io dico che sinceramente prepararsi qualcosa sarebbe la cosa migliore. Adesso ci studiamo una line. Sì, di studiarsi qualcosetta e di cercare di replicarlo nel meno peggio dei modi. Sono a farmi la sera, raga. Oh! Vai, bro! Vai, i ragazzi, Lerio, Flyer Billy, Ale, Herbless. Aiuto. Un minuto al contest. Un minuto al contest, sono in ansia, Phil. Un minuto al contest. Hai fatto un contest di fingerboard, bellissimo. Ok, allora, abbiamo 45 secondi a testa per 2 volte per fare la migliore run che sapete fare. Girate tutto il park, siamo io e buon Lorenzo di Bendy Dex qua con me a giudicare.